Questo video nasce grazie all'interessamento e alla passione del nostro iscritto Enea Cavioni, che non solo ci ha proposto tale argomento, ma soprattutto ha inviato a noi la sua personale ricerca, fatta di particolari dettagliatissimi, mappe e persino l'intervista fatta ad una delle persone che visse tale spedizione, dando modo a tutti noi di scoprire un evento così poco conosciuto, ma al tempo stesso ricolmo di fatti e curiosità che ancora oggi danno da pensare. Grazie ancora, Enea. Al largo della costa, nell'estremo nord della Siberia, si trova una minuscola isola, uno sperduto bastione di roccia difficile e inospitale che nessun essere vivente ha mai abitato eccetto forse qualche volatile. Neppure gli animali si sono adattati alla durezza di quel luogo remoto, l'isola di Herald. Eppure, all'inizio dell'inverno del 1914, tre giovani uomini avevano una missione importante da compiere. Senza cani, con pochi viveri e munizioni, riuscirono a superare il ghiaccio impenetrabile che la isolavano dal mondo, galleggiando su lastre di ghiaccio come fossero traghetti e attraversando gli insidiosi canali d'acqua che interrompevano il cammino. Il ragazzo in comando aveva appena compiuto 20 anni ed era il primo ufficiale di una nave che aveva fatto una brutta fine, il Karluk. Quella sera entrò nella tenda per godersi un meritato riposo, da cui purtroppo non si risveglierà più. Morirono così, da soli, in una tenda su un'isola sperduta in quel maledetto oceano artico, che in cuor loro non avevano mai avuto molto interesse ad esplorare. Verso la fine del primo anno del nuovo millennio, una donna con una scatola arrivò su un'altra isola, molto più grossa e molto più ospitale, che si chiama Regno Unito, per la precisione Edimburgo. L'uomo che l'attendeva probabilmente non avrebbe mai pensato che potesse capitargli una coincidenza del genere, eppure era successa ed ora era lì ad attenderla. Gli era già capitato nei suoi 50 anni di incontrare un amico in un luogo dall'altra parte del mondo, ma mai di incontrare un uomo venuto dal passato, o meglio, una parte. Ebbene, nella scatola c'erano un cronometro del Novecento, un coltello da marinaio, una fibbia di cintura, un paio di occhiali da sole e poi quel pezzo, la mandibola di suo bisnonno Alex Anderson, partito per il nord con il Karluk e mai più tornato. Era andata così. La scrittrice americana Jennifer Niven, scrivendo un libro su quella spedizione, aveva trovato in un'asta online quei resti, li aveva fatti identificare e poi li aveva riportati a lui. Dopo 86 anni, Alex Anderson era tornato a casa, o almeno una sua parte. Queste coincidenze sono a tratti così incredibili da sembrare fantasiose, tuttavia proprio da una di queste deriva una storia che oggi ho deciso di raccontare, rendendo giustizia a una spedizione che da noi in Italia è praticamente sconosciuta, ma che potrebbe essere il corrispettivo al polo nord di quella famosissima fatta da Shackleton al polo sud. Sto per raccontarvi della vicenda dell'ultimo viaggio del Karluk e la grande spedizione artica canadese del 1913. Le informazioni su questa vicenda vengono principalmente da due libri. L'ultimo viaggio del Karluk, scritto dall'unico scienziato sopravvissuto alla spedizione, William McKinley, su cui ci concentreremo di più, e da quello del capitano della nave Robert Bartlett. Già su queste due opere c'è qualcosa da dire. Il libro del capitano venne pubblicato subito nel 1916 ed è un resoconto di tutta quell'epopea che non getta ombre e dubbi su niente e nessuno. Evidentemente Bartlett non voleva sollevare polemiche sui suoi contemporanei. Mentre l'ultimo viaggio del Karluk, pubblicato nel 1976 dall'ultimo superstite vivente, è molto più critico, andando a svelare il retroscena che si crearono e i motivi che portarono al disastro. Nel 1879 una nave americana era andata distrutta nello stretto di Bering e i suoi rottami furono ritrovati niente meno che sulla costa della Groenlandia. Questo fece venire l'idea al norvegese Nansen che ci fosse una corrente marina attraversante la calotta artica dall'Alaska alla Groenlandia che passasse per il polo, facendo costruire una nave speciale che non potesse rimanere stritolata dai ghiacci ancora oggi esistente, il Fram.
Nel 1893 si fece trascinare dalla corrente attraverso la calotta polare, sboccando poi nell'Oceano Atlantico dopo 3 anni. Poi fu la volta di Parry, che arrivò vicinissimo al Polo Nord nel 1909, partendo dal nord del Canada. Queste altre spedizioni furono un successo, poiché via via andavano scoprendosi nuove terre, tanto che, come dice lo stesso McKinley, le spedizioni polari erano divenute una specie di sport internazionale. Anche se in piena epoca di positivismo tecnologico non mancarono disgrazie. Citando sempre McKinley, quella era l'epopea del dilettantismo in cui si scalò l'Everest in pantaloni alla zuava e Scott andò coi cavalli al Polo Sud. Ma rimaneva comunque ancora molto da scoprire e l'Artico era ancora una macchia bianca sulla carta del globo. Non vi era la certezza su dove terminassero le terre emerse dall'America, né se a conti fatti potesse esistere un continente artico. Fu per questo che il governo canadese decise, su proposta di un esploratore islandese ben referenziato, di organizzare nel 1913 una grande spedizione per scoprirlo, conoscere meglio quei luoghi e cercare nell'Artico, pensate quanto è attuale, risorse minerali, in particolar modo rame che con l'industria elettrica in espansione scarseggiava. L'islandese si chiamava Vilhjálmur Stefánsson ed era divenuto famoso per le sue spedizioni nel Canada del Nord, da cui era tornato con ogni genere di reperto e conoscenza sulla terra e sugli eschimesi. Era tornato anche con una teoria che a noi oggi suona bizzarra, cioè che l'Artico fosse un luogo amichevole, che qualunque uomo bianco avrebbe potuto spingersi dove neppure gli eschimesi osavano e che lui poteva dimostrarlo. Sì, il Titanic era affondato nel 1912, ma l'epoca del positivismo tecnologico non era mica finito solo per quello. Il Canada non lesinò fondi alla spedizione da lui organizzata. Su consiglio di Stefánsson acquistò la nave ammiraglia, il Carluk, che insignì del vessillo blu indicante una nave governativa, e strada facendo si aggiunsero 2 navi secondarie, l'Alaska e la Mary Sachs. A questo punto entra in scena l'autore del libro, lo scozzese McKinley di Glasgow. McKinley venne chiamato a 23 anni per partecipare alla spedizione come addetto alle rilevazioni magnetiche. Entusiasta, gli fu detto di partire per Vancouver appena 7 giorni dopo. Si imbarcò e un mese dopo arrivò alla città canadese, dove mise piede per la prima volta sul Carluk, una baleniera adattata a nave spedizione. 60 anni dopo, ripensando alla sua preparazione, scriverà nel suo libro: «Non avevo nessuna idea di come sopravvivere nell'Artico. Avevo visto il mio unico orso polare allo zoo di Edimburgo». Le 3 navi della flotta avrebbero circumnavigato l'Alaska fino al confine canadese presso l'isola di Herschel. Lì si sarebbero formati 2 squadre, una delle quali avrebbe proceduto verso il profondo nord guidata da Stefánsson alla ricerca di nuove terre, mentre l'altra si sarebbe addentrata più a sud tra le isole del Canada e la baia del Principe Patrick. A sorpresa si scoprì che, invece di tornare a sud dove avrebbe dovuto svernare tra i ghiacci, pare che Stefánsson avesse intenzione di ordinargli di aprirsi la strada verso il nord il più possibile fino a trovare il nuovo continente o rimanere schiacciato dal ghiaccio. Quando poi Stefánsson iniziò ad inviare dichiarazioni secondo le quali le vite dei partecipanti all'impresa erano secondarie alla riuscita del viaggio, possiamo immaginare come fosse tranquillo il nostro autore. Si procedette all'imbarco di rifornimenti, cibo, carbone, cani da slitta, eccetera, ma il tutto nella confusione generale veniva messo casualmente sulle 3 navi che, cariche oltre il limite, alla fine ripartirono per attraversare lo stretto di Bering. «Metteremo tutto in ordine all'isola di Herschel», era la risposta che ritornava a chi sollevava obiezioni. Attraversato lo stretto incontrarono la prima tempesta. Là 2 navi più piccole rimasero distanziate dal Carluk, che per le sue dimensioni non aveva problemi tra le onde, procedendo senza problemi lungo la costa. La tempesta passò, il mare diventò sempre più piatto e la temperatura calando indicò che il ghiaccio era vicino. Quando il 1 agosto apparve all'orizzonte, il Carluk si addentrò tra i canali e i blocchi galleggianti che lambiscono il contorno della calotta più compatta, rimanendone sempre più inglobato fino al punto da doversi fermare. Il ghiaccio era arrivato prima del previsto ed ora la nave era ferma, in attesa che mollasse la presa, a 20 km dalla costa. E qui si verifica il fatto più discutibile di tutto il calvario che sta per iniziare.
Dopo qualche giorno, falliti i tentativi di inviare una squadra a terra, il capo spedizione, presi i cani migliori e diversi elementi dello staff scientifico, partì personalmente per la vicina costa per iniziare una caccia ai caribù, con lo scopo di accumulare scorta di carne fresca. Loro non avevano cibo in scatola come Franklin, ma più moderni al loro tempo avevano gallette molto pemmican. Allora, per evitare lo scorbuto, era necessario andare a caccia e accumulare carne fresca. McKinley spiega nel libro che gli eschimesi ingaggiati per il viaggio si stavano dando da fare, avevano procurato delle buone scorte e che lo stesso Stephenson aveva detto precedentemente che i caribù in Alaska erano estinti. Tuttavia Stephenson partì e lasciò detto che sarebbe tornato entro 10 giorni. Attorno alle coste dei mari ghiacciati si formò sempre più una fascia di ghiaccio costiero abbastanza stabile e solidale ad esse, che proteggeva le coste dall'erosione in cui la nave si era bloccata. Una forte tempesta però ruppe questo ghiaccio, trascinandolo verso il mare aperto con la nostra nave incastrata in mezzo. McKinley avanzò teorie e sospettò che il capo spedizione si fosse allontanato dalla nave proprio onde evitare di seguire questo destino. Ovviamente prove non ce ne sono, inchieste non ne furono mai fatte, salvo un biasimo da parte dell'ammiraglio al capitano Bartlett, che sarà poi l'eroe che salverà i sopravvissuti, per aver condotto il Carluk in mezzo al ghiaccio. I 25 uomini a bordo andarono quindi alla deriva verso ovest, in una bolgia dantesca di ghiaccio che si spezzava, sfasciando qualunque cosa, protetti da una vecchia baleniera inadatta a resistere al ghiaccio. Per loro la spedizione era finita prima ancora di cominciare. Il Carluk andò alla deriva per mesi verso il mare aperto. Tutto attorno al ghiaccio in movimento era qualcosa di spaventoso. Le lastre si contorcevano, si ribaltavano, la pressione creava creste che poi crollavano sconvolgendo di nuovo le formazioni, rombi, tuoni. A un certo punto un'altra corrente marina gli taglierà la strada e sarà il momento peggiore, quando si vedranno spinti dentro un fiume di ghiaccio che gli scorre di fronte risucchiando tutto. Solo per fortuna riusciranno ad evitarlo. A parte questi spaventi, ad agosto fino a gennaio i nostri eroi saranno abbastanza al sicuro e si organizzeranno per l'inevitabile. La mala organizzazione aveva fatto sì che mancasse parecchia attrezzatura, come i vestiti. A parte la donna eschimese, nessuno era davvero in grado di lavorare di ago e filo, per cui molti dovettero imparare e cercare di crearsi qualcosa. Sotto l'abile guida del capitano passeranno molto tempo in questa attività. Verranno costruite nuove slitte, rivestita di neve la nave per proteggersi dal gelo e preparando un campo sul ghiaccio in cassette di neve e scatole per quando avrebbero dovuto lasciare la nave. Il capitano ricordava che Perry, al Polo Nord, aveva voluto le sue scatole della stessa misura proprio per usarle come mattoni. Incontreranno il problema dei cani da slitta, pochi, che non abituati a vivere sul ghiaccio avevano paura dei suoi rumori e si uccidevano tra di loro. In più il freddo che iniziava a mordere e far congelare qualche mano, tensioni tra l'equipaggio e gli scienziati che si detestavano. Ma osserveranno anche aurore boreali fenomenali e altri fenomeni ottici meno noti come cani lunari, cerchi solari, la banchisa colorarsi come l'immensa bottega di uno scultore. Ma tutti rimasero al loro posto con le loro mansioni. Gli scienziati proseguiranno il programma di ricerca per quanto possibile, il personale di macchina pulirà la caldaia e il motore a vapore nel caso avessero potuto ancora muoversi, e con stupore dei più i bambini eschimesi non gridavano e non facevano rumore. Si resero anche conto di aver ormai preso la corrente che attraversava la calotta polare e che i loro rottami sarebbero prima o poi arrivati all'Atlantico, come quelli della Jeannette, nave molto più solida che aveva comunque resistito più a lungo, sopravvivendo fino a metà Siberia, fino alla foce della Lena. A largo della Siberia si trovano alcune isole. Le prime che si incontrano sono la grande isola di Wrangel e la piccola di Herald, che avvistarono nell'entusiasmo generale. Se però da un lato poteva essere la loro salvezza, poteva anche essere una condanna a morte. Infatti il ghiaccio alla deriva veniva spinto da correnti e tempeste attraverso l'oceano fino a quando non cozzava contro le terre emerse. A questo punto la pressione iniziava a crescere per davvero, creando magari enormi creste di pressione. Finché il ghiaccio attorno alla nave tenne, rimasero al sicuro, ma quando un giorno sentirono aprirsi crepe attorno alla nave, capirono che il loro momento
era arrivato. L'11 gennaio 1914 la nave cominciò a inclinarsi e imbarcare molta acqua. Un rostro di ghiaccio aveva sfondato il fasciame ed il Carluk era condannato. In piena notte si spostarono nei rifugi sul ghiaccio, poi la nave iniziò a sprofondare. La bandiera canadese issata si inabissò, accompagnata dalla marcia funebre di Chopin che Bartlett aveva messo sul grammofono per l'occasione. Nonostante temperature di meno 50, nei loro rifugi non stettero male, organizzarono anche delle feste e il capitano ricorda nel suo libro i titoli delle hits di inizio secolo che cantavano. Quando il sole fece capolino sopra l'orizzonte e ci fu un po' di luce per poter viaggiare, il capitano iniziò a studiare un piano per raggiungere quelle lontane isole. Fu così che il 25 gennaio la prima squadra partì per aprirsi la strada. Era un sabato sera, dopo la partenza ci fu una gran festa, ma, dirà McKinley, non saremmo stati così allegri se avessimo saputo che non li avremmo più rivisti. E così siamo arrivati alla vicenda del primo ufficiale Alex Anderson, che, partito per raggiungere l'isola di Wrangler e piantare un nuovo accampamento, affronterà un duro viaggio di alcuni giorni per scoprire di aver avvistato l'isola sbagliata ed essere finito su quella di Herald. A questo punto rimanda al campo base il grosso dei compagni con cani slitte e decide di seguire gli ordini comunque, sbarcando su quello scoglio assieme a due compagni. Le ricerche dei giorni successivi non porteranno a nulla e di loro non si avrà più notizia. Nel frattempo il capitano, tutt'altro che sprovveduto, aveva iniziato ad addestrare i membri inesperti della comitiva a camminare sul ghiaccio mandandoli avanti lungo il percorso. Questa volta per la vera isola di Wrangel, facendo la strada e lasciando cibo e vettovaglie di cui abbondavano sul percorso con delle bandiere. Tuttavia vi erano alcuni scontenti. Tre degli scienziati veterani dell'Antartide e Shackleton, guidati dal dottore della nave, ottennero di separarsi dal gruppo principale e proseguire per loro conto. Un marinaio si aggiunse a loro. McKinley racconta la pena di averli incontrati nei giorni successivi, in che stato erano. Trainavano la slitta a mano facendo il triplo della strada necessaria, avanti e indietro per trasportare in più viaggi un carico esagerato, abbandonando scarponi e guanti. Uno di loro aveva i piedi congelati a causa del vizio di dormire con le scarpe. Il marinaio che aveva deciso di seguire gli scienziati, incontrato dagli altri che si spostavano rapidi coi cani da slitta, confidò di aver sbagliato a partire col dottore. Ma non tornò indietro. Svanirono inghiottiti dall'oceano e anche di loro non si seppe più nulla. Avanzare tirandosi a spalle le slitte non era una buona idea. Quando McKinley partì nel 1913 non poteva sapere la fine fatta da Scott in Antartide usando lo stesso sistema perché quella tragedia si stava consumando mentre partiva. Il 18 febbraio, scaglionati in più gruppi e con i 22 cani residui, anche il grosso della comitiva rimasta col capitano Bartlett partì per l'isola di Wrangel. Non fu facile, dapprima le tempeste, poi il ghiaccio che si apriva, gli orsi polari affamati che vennero a portata di mano, le difficoltà di costruirsi degli igloo, i loro eschimesi dell'Alaska avevano già perso a quell'epoca l'abilità nel realizzarli, e poi alla fine il peggio, delle immense creste spinte contro la costa dell'isola li separavano da essa. «Qualcosa di mai visto», disse il capitano. Superavano i 30 metri di altezza, con slitte pesanti sui 400 kg. E dopo aver scavato a picozzate una strada, era dura portare la prima sulla sommità. Una volta fattolo però, la legavano a quella rimasta di sotto e lasciandola scendere dall'altro versante, era facile tirare avanti tutte le altre con poca fatica, come una funicolare. Appena 4 miglia di questo percorso fecero perdere molti preziosi giorni durante i quali McKinley tornò al campo del naufragio recuperando cibo e risorse aggiuntive, rischiando di perdersi lungo la loro pista che si spostava davanti ai suoi occhi sotto la pressione della deriva. Lui aveva imparato a contrastare il congelamento strofinandosi di tanto in tanto volto, orecchie e a stringere le mani, ma altri furono più sfortunati e ci furono i primi casi di piedi gelati. A quel punto la speranza fu di raggiungere l'isola finché riuscivano ancora a camminare. Credo che non ne potessero più. Anche il cibo cominciava a dare disgusto, il pemmican era o troppo dolce o troppo salato. Per McKinley l'immancabile tè era l'unica delizia della pentola. Alla fine, il 12 marzo, l'eschimese Kataktovik gridò «Nuna, Nuna, terra, terra!» e dopo 8 mesi sull'oceano si scoprirono sul saldo terreno dell'isola.
erano sbarcati a Icy Spit. Ogni cosa era ammantata di bianco e poco meno cupa dell'oceano gelato. Così il capitano Bartlett ricorda la costa dell'isola il giorno in cui vi mise piede. L'inverno artico non è necessariamente costantemente freddo, il clima è piuttosto molto variabile, anche se il caldo è un'altra cosa. In inverno può capitare persino la giornata con temperature sopra lo zero e anche se quel 12 marzo 1914 non ebbero questa fortuna, fu comunque una giornata limpida di sole con ampie visibilità che permise di vedere tutta la costa da Perry Point fino a Cape Warring. La costa nord dell'isola era una grande distesa sabbiosa, piatta e ricca di lagune. Oltre, verso sud, si innalzavano prima dei bassi rilievi collinari che addentrandosi si elevavano fino al culmine del Berry Peak, di poco superiore ai 1000 metri. Il morale era alto come lo era stato per tutto il tragitto in mare. Delle varie cose di cui erano carenti c'era l'olio combustibile per le lampade e le stufe da cucina, un grande problema che però ora veniva superato con grande sollievo grazie all'abbondanza di legna portata dal mare che si trovava sotto la neve. Anche se più avanti nel libro anche questo non sarà sempre una fortuna perché costringerà a cucinare sempre all'aperto, cosa difficile durante una tempesta o sotto la pioggia. Costruirono un accampamento di igloo. McKinley si ricorda di aver fatto un brutto lavoro e quella notte patì un po' il freddo, meno 62, ma in compenso il cielo libero da nuvole li ricompensò con una magnifica aurora. Quei viveri rimasti calcolarono di avere pemmican ancora per 80 giorni, mentre le gallette erano agli sgoccioli. I cani se la passavano peggio, per loro rimaneva molto lavoro e appena 54 kg di pemmican. Meglio se la passerà il gatto della nave, non avendo nulla da fare, vivendo di scarti, passerà indenne tutta la faccenda. Il capitano aveva inizialmente pensato di proseguire tutti insieme per la Siberia, ma le condizioni fisiche malandate del grosso del gruppo non avrebbero permesso di proseguire. Alcuni avevano i piedi con inizi di congelamento e il norvegese Mamen era tormentato dalla rotula che continuava a slogarsi e si risentirà quando il capitano non lo porterà con lui nel viaggio verso la Siberia. Il capitano, capito che non sarebbero tardati a scoppiare problemi personali tra i ragazzi sull'isola, consigliò di separarsi in vari accampamenti coprendo così pure un terreno di caccia più ampio. Ci saranno 3 morti. 2 di infezione e 1 ucciso da uno strano colpo di pistola che venne giustificato come un suicidio, oltre ai classici interventi chirurgici da volta stomaco. Il capitano disse infine di radunare tutti alla baia di Roger nel sud dell'isola a inizio agosto. Arrivati in un momento in cui sapevano che non sarebbero più stati in grado di muoversi dagli accampamenti, la nave arrivò in extremis il 7 settembre e porterà tutti in salvo. Dei 25 partiti il giorno del naufragio, solo 13 torneranno per raccontarlo. McKinley ritornerà in Scozia per trovare il mondo della guerra mondiale. Farà le carte false per essere arruolato e dimenticare quell'anno terribile. Scriverà questo: né le macerie di Arras, l'inferno di Ypres e il fango delle Fiandre, né tutti gli altri orrori del fronte occidentale mi rimossero la memoria di quell'anno nell'Artico. La lealtà, il cameratismo, lo spirito di corpo dei miei compagni ufficiali e degli uomini che fu mio privilegio comandare, ci permisero di sopravvivere a quell'orrore e capì che proprio quello era mancato là nel nord. Ad aver lasciato cicatrici fu la mancanza di un vero cameratismo. Morirà a Glasgow nel 1983, lasciando 2 figlie e una storia simbolo di un'epoca dove il progresso prometteva imprese impossibili a fronte della natura umana, troppo umana, di quei coraggiosi e incoscienti marinai.